Commenti e reazione nel territorio ibleo all'indomani del via libera del Ministero della Salute per la nuova rete ospedaliera siciliana. Per il presente la sesta commissione sanità Lars Giuseppe Di Giacomo, con l'approvazione di questa rete si chiude un percorso lungo e complesso che ci consegna finalmente gli strumenti per un profondo ammodernamento e miglioramento dell'offerta sanitaria, e siamo quindi di fronte ad un grande risultato per i siciliani. Poi Di Giacomo sente di ringraziare il governo, commissione e suoi uffici per aver portato avanti con tenacia e competenza il prezioso lavoro avviato da Lucia Borsellino. Nelle prossime settimane, dice ancora, verranno ascoltate le ulteriori sollecitazioni e segnalazioni che arriveranno dai territori per le ultime limature alla nuova rete, che oltretutto permetterà il sospirato blocco delle procedure concorsuali. Per la senatrice Venera Padua invece è chiaro che qualcosa poteva essere ancora migliorato, e in futuro, ha dichiarato, ci batteremo proprio per questo. Occorre però sottolineare in questa fase, dice ancora la Padua, la sinergia che c'è stata da tutti i livelli istituzionali e che ha portato finalmente alla creazione della tanto attesa rete ospedaliera.